Giorgio Bongiovanni è ospite questa mattina della nostra trasmissione. Benvenuto Giorgio. Benvenuto Giorgio. Grazie, buongiorno a tutti, al dottore Antonella e a tutti gli altri amici. Grazie. Grazie a te naturalmente. Come sempre passiamo la linea in prima battuta al direttore di pianetaoggitv.net Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella, sono le 11:26, siamo qui dalla redazione di Venezia, Pianeta Oggi TV Online per le ultime news, o comunque quelle diciamo degne di rilievo. Subito in primo piano, dunque Stati Uniti, tre arresti sono stati eseguiti nell'ambito delle proteste che nel 2012 sparò contro due afroamericani sospettati di essere armati in un inseguimento che coinvolse altri 12 agenti di polizia. Dopo la lettura del verdetto, alcune centinaia di persone hanno dato vita a manifestazioni nella città dell'Ohio. Torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha depositato la corona ai piedi dell'altare della patria in occasione della cerimonia per il 100° anniversario dell'ingresso dell'Italia. Durante le note del silenzio, il capo dello Stato si è raccolto in un minuto di riflessione sulle vittime del primo conflitto mondiale. Mattarella ha passato in rassegna i corpi militari che gli hanno reso gli onori dopo l'inno nazionale. Dunque, c'è una notizia delle ultime ore, vedo di poterla raggiungere. Si tratta di alcuni terremoti in Italia, precisamente dal sito il sussidiario più.net apprendiamo che ci sono state delle scosse, per l'esattezza tre scosse in Sicilia, precisamente sull'Etna, nell'arco di 10 minuti, magnitudo 2. Dunque, tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Dunque, prendo la notizia perché sono arrivato proprio in questo momento. Il terremoto di magnitudo 2.1 sulla scala Richter si è verificato nel distretto dell'Appennino Pistoiese con l'epicentro situato a 10 km di profondità. Ad avvertire il lieve evento sismico sono stati i comuni di Montese in provincia di Modena, Gaggio Montano, Lizzano Belvedere e Porretta Terme in provincia di Bologna. Dunque, scosse che comunque non hanno causato né danni alle persone e né danni alle cose. È tutto per il momento da Venezia. Vi restituisco la linea a Bari. Antonella Intranò con Ugo Lombardi. Saluto l'ospite che avete, un mio caro amico Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Buona diretta a voi. Un saluto a Rosario Moreno. Grazie Grazie. Massimo, grazie per averci informati anche oggi con tanta precisione e professionalità. Dunque, Giorgio, entriamo subito nel merito del nostro speciale. Si sono tenute a Palermo due giornate di commemorazione per la strage di Capaci avvenuta 23 anni fa. Siete stati accolti dal conservatorio e non presso la facoltà di giurisprudenza, come era stato chiesto. Purtroppo questo è un segno per noi abbastanza preoccupante, perché se ancora oggi determinate situazioni vengono ritenute irreali e nemmeno quelle che sono le istituzioni hanno interesse a fare chiarezza, vuol dire che da 23 anni a questa parte, nonostante il sacrificio di tanti uomini, non ci siano stati molti cambiamenti. Però ecco, vorremmo sentire da te che cosa è accaduto in questi 2 giorni, quali sono state così, le tue impressioni e quanto è emerso dai 2 giorni di dibattito. Ma tanto grazie, saluto anche a Massimo e ovviamente a Rosario. Allora, che siamo stati accolti nell'aula del conservatorio, ho ringraziato e ringrazio il direttore generale del conservatorio e il sindaco che ci hanno concesso
ci hanno dato questa possibilità. L'università aveva, dopo 15 anni di convegni nell'aula magna dell'Università di Giurisprudenza di Palermo, quest'anno siamo stati di fatto cacciati perché ipocritamente ci avevano concesso la sala a determinate condizioni. Siccome noi dal primo numero del giornale non abbiamo mai accettato nessuna condizione, da nessuno, il professore Fiandaca ci aveva dettato delle condizioni perché a suo giudizio la conferenza era una conferenza dogmatica, non aveva contraddittorio, tutte queste motivazioni che lui ci faceva presente, e quindi noi abbiamo desistito. Abbiamo detto lei, poi ha detto delle frasi anche offensive: questa è casa mia, non potete fare quello che volete. Sono stato offeso l'anno precedente, voglio una lettera di scuse dal giudice Di Matteo. Tutte queste situazioni che noi abbiamo detto no, quindi abbiamo fatto questo convegno nell'aula del conservatorio. E io penso che ricordare Falcone e Borsellino e la memoria significa ricordare i loro insegnamenti. Loro erano dei giudici, loro non erano dei predicatori, erano dei giudici che facevano il loro lavoro con amore. Quindi gli insegnamenti che noi dobbiamo trarre dal Falcone e Borsellino sono il valore dell'amore e il lavoro che loro facevano come magistrati. Quindi tutte le grandi ipocrisie e le stronzate che ho sentito ieri in televisione, perché di questo si tratta, servirsi dei santini Falcone e Borsellino per fare politica o per mettersi in mostra. Sul Rai 1 ieri ho visto una grande retorica, anche molto vergognosa, perché hanno parlato di Falcone e Borsellino, mi sembravano due santi, San Giovanni e San Paolo, non erano dei giudici. I giudici ci hanno lasciato delle tracce: che cos'era la mafia, chi sono i mafiosi, chi sono i complici dei mafiosi, cioè i politici, cioè lo Stato, cioè la finanza, cioè i mandanti esterni delle stragi che hanno ucciso loro, chi sono i politici collusi. Non sono stati fatti i nomi che si potevano fare, perché ci sono nomi che non si possono fare perché ci sono indagini in corso, ma ci sono nomi che si possono fare, di condannati in via definitiva. Io avrei voluto ascoltare il presidente Mattarella, il ministro della giustizia, il ministro dell'istruzione, la signora Falcone stessa, dire basta con quelli che hanno collaborato con la morte di mio fratello, cioè quei politici condannati definitivamente per mafia, e cioè il signor Marcello Dell'Utri, che la Cassazione ha condannato, che pur non essendo responsabile nella strage, è responsabile politicamente della morte di mio fratello. Sono abbastanza arrabbiato. Non ho visto io in quell'aula, che ero presente come giornalista, poi me ne sono andato a casa vomitando strada facendo. Non ho visto il giudice Di Matteo, l'uomo, il magistrato più scortato d'Italia, cioè il magistrato che ha una scorta ancora più potente di quella che avete visto voi del Presidente della Repubblica. Allora io mi dico, è una farsa quella che sto vedendo? Cioè stiamo giocando alle barzellette che c'è un giudice che è scortato più del Presidente della Repubblica? Un giudice non che lotta contro le Brigate Rosse, contro l'ISIS, contro i terroristi islamici. Un giudice che lotta contro la mafia in quell'aula non l'ho visto, non è stato nominato, non è stato detto nulla
dei progetti di attentato contro i magistrati di Palermo. Eppure a Palermo ieri venivano ricordati Falcone e Borsellino. A Palermo ieri venivano ricordati Falcone e Borsellino e i giudici che si occupano delle stragi Falcone e Borsellino, tuttora indagini aperte, io non le ho visti, e se c'erano erano nascosti, non è stato dato loro il microfono per dire: avete scoperto delle novità, ci sono le novità, ci sono novità di rapporti tra la mafia e lo Stato, visto che già sappiamo tutto, chi ha premuto il grilletto, chi è saltato in aria, i mafiosi in carcere, Riina, tutta la cupola. Ma voi che cosa state indagando ancora, visto che oggi ricordiamo Falcone e Borsellino? Il giornalista della RAI, Franco Di Mare, che era con le orecchie abbassate e faceva solo inchini al governo, ai rappresentanti di governo, quando mi è stato insegnato, per quel poco che ho capito, essendo anch'io un giornalista, che il giornalista deve punzecchiare il potente, lo deve provocare, non deve abbassare la testa. Quindi io, quando leggo che la signora Falcone dice mio fratello era contento, io mi incazzo e dico: per me Giovanni si sta rivoltando nella tomba, e se potesse resuscitare entrerebbe in quell'aula e farebbe come Cristo, li prenderebbe tutti a colpi di frusta nella faccia. Questo è quello che penso. Giorgio, quello degli ibridi connubi è un concetto espresso da Falcone già nel 1986 durante una conferenza organizzata a Courmayeur. Qualcheduno l'ha definito un concetto assolutamente privo di fondamento e non chiaro. Vuoi provare tu a spiegare cosa intendeva Falcone con la definizione ibridi connubi? Quali erano i legami che intendeva mettere in luce? Per fortuna questa materia non è da interpretare come la Bibbia. Questa materia antimafia è solo da leggerla, studiarla e comprenderla. Siccome io arrogantemente dico che l'ho letta, l'ho studiata e l'ho compresa, perché io ho letto la storia di Falcone, credo, più dei loro parenti. Conosco io fatti di Falcone, anche intimi, perché ho indagato, ho intervistato gli amici veri di Falcone, che cosa si parlavano, che cosa si dicevano, che cosa pensava Giovanni. Quindi io, non, grazie a Dio, non l'ho conosciuto fisicamente, così nessuno mi può dire: tu usi la figura. Io sono un cittadino che ama uno dei miei padri della patria. Siccome considero Falcone, Borsellino e il generale della Chiesa i miei padri della patria, mi piace studiare le loro gesta. Io me ne fotto di quel vecchio, e che non so nemmeno che cavolo ha fatto, di Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, il conte Ben, Camillo Benso di Cavour, che hanno fondato l'Italia. Sì, avranno fondato l'Italia, ma ormai sono obsoleti. Noi oggi abbiamo dei padri della patria nuovi, contemporanei, che possiamo studiare le loro gesta e che cosa ci hanno lasciato. Ecco, Falcone diceva, per quanto riguarda gli ibridi connubi, siccome Buscetta aveva rivelato a lui che c'era stato un tentativo di colpo di Stato tra dei fascisti come il principe Borghese e la mafia, per decapitare la nostra democrazia, prese come esempio, anche perché lui stava indagando su quei fatti, questo fatto per dire: guardate che la mafia non è solo Coppola e Lupara, la mafia fa degli accordi con pezzi deviati dello Stato addirittura per sconvolgere la democrazia, e si riferiva in quel contesto a quell'indagine che lui stava seguendo grazie alle rivelazioni di Buscetta. Ma Falcone non disse solo quello, ibridi connubi. Falcone disse che l'attentato alla Daura sventato, ma poi dopo 2 anni lo colpirono nella scogliera sotto la villetta che lui aveva affittato, c'era una borsa piena di esplosivo e lui doveva saltare in aria. Disse: questi sono stati menti raffinatissime, cioè non c'è solo la mafia. Falcone parlò di servizi segreti, parlò di pezzi dello Stato che volevano ucciderlo. Falcone disse: la mafia è entrata in borsa. Che significa? Che Rin entrava andava a Piazza Affari a Milano con la Coppola e con la Lupara e diceva: ah, qua ci sono i miei soldi. Questo significa? No, significa che la mafia, attraverso i miliardi, centinaia di miliardi, investiva con grandi imprese del nord. Falcone lo disse negli anni 80, poi scopriamo che il clan Ferruzzi Gardini della chimica, della petrolchimica, erano stati delle aziende probabilmente, Falcone si riferiva a questo,
dei grandi riciclatori di soldi della mafia, perché uno dei capi mandamento di Palermo, cioè la Barbera e altri capi mandamento della zona di Bocca di Falco, erano legati a queste grandi imprese del nord. Falcone disse anche che la mafia disse delle cose sconvolgenti, che questi pagliacci che vedo alla televisione, compreso i parenti, che non capisco, io li rispetto i parenti, mi inginocchio di fronte ai parenti, ma credo che sono complici a volte degli assassini del proprio figlio, del proprio fratello. Che cosa diceva Falcone? Diceva: guardate che la mafia dialoga con lo Stato, è scritto nel suo libro. Questa gente dovrebbe leggere almeno i libri che ha scritto Falcone. Ne ha scritto uno dove c'è scritto, dove dice alla giornalista con la quale sta facendo il libro, cioè Marcel Padovani, Falcone dice: la mafia dialoga con lo Stato, che è peggio di trattare con lo Stato. Falcone non dice una cosa che riguarda il processo trattativa, dice delle cose più gravi. La mafia dialoga con lo Stato. Quando c'è un Giovanni Falcone che dice che la mafia dialoga con lo Stato, significa che questo potere ha un potere rispetto allo Stato pari o superiore, perché io dialogo con qualcuno che è pari mio o superiore. Non dialogo con uno che credo che sia criminale, che credo non devo avere a che fare. Eppure Falcone nelle pagine di quel libro ci lascia questa memoria. Ieri non ho sentito niente di tutto questo. Quindi Antonella, Giovanni Falcone aveva capito tutto con Paolo Borsellino, ma pensate voi perché sono stati uccisi? Sono stati uccisi da quelli che adesso sono negli scranni alti del nostro Stato, sono ministri, sono senatori, deputati, sono banchieri, sono massoni, sono gente che appartiene al Vaticano. Questa gente ha collaborato sempre con la mafia, questa è la verità, solo che la diciamo solo un pugno di talebani e qualche giudice talebano. Per esempio, è successa una cosa che, se fosse accaduta ai tempi di Falcone, si sarebbero strappati le vesti. Hanno defenestrato un consiglio, un organo supremo di giustizia amministrativa, cioè il TAR del Lazio, ha bocciato la nomina del procuratore capo di Palermo, che io rispetto, per carità, è una bravissima persona, ma a Giovanni Falcone l'avrebbero fatto dimettere dopo 30 secondi se fosse stato lui, o a Nino Di Matteo, o se fosse stato Scarpinato, cioè un giudice che attacca i poteri forti, l'avrebbero detto vattene a casa. Invece lo vuoi addirittura far ricorso. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la sua grande arroganza, perché sono dei farisei vestiti con la toga e offendono la toga, i consiglieri, molti consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, perché non agiscono nel merito, agiscono con autorità, come fascisti. Loro impongono il loro volere con la scusa che sono autonomi e scavalcano le loro stesse regole, come hanno scavalcato le regole quando bocciarono Giovanni Falcone nel 1987, perché ipocriti misero un giudice più anziano, perché temevano che Falcone avesse distrutto le correnti della magistratura, perché Falcone, come Di Matteo e come altri, non faceva parte di nessuna corrente, o se si era iscritta a una corrente, quella dei Verdi, non contava niente, perché voleva essere un giudice indipendente. I giudici non vogliono essere indipendenti, ci rompono i coglioni dalla mattina alla sera i giudici che chiedono la loro indipendenza, e poi si prostituiscono i giudici con la politica, perché fanno parte di correnti politiche, e quando ci sono dei giudici che sono indipendenti li bocciano, li ostacolano, li deridono e li perseguitano. Quindi la magistratura deve essere riformata. Speriamo che un giorno un vero legislatore abbatta queste correnti politiche della magistratura. Io farei una legge che chi si iscrive a delle correnti politiche viene messo in carcere dei magistrati, proprio arrestato oppure espulso dalla magistratura. Il magistrato è un sacerdote della giustizia, non deve far parte di nessuna corrente, deve essere al di sopra delle parti, e soprattutto, se deve avere una
diciamo, se deve essere fazioso da qualche parte, deve essere fazioso per il popolo debole, quello che non si può difendere. Il giudice è la nostra polizia, il nostro esercito, perché ha a disposizione carabinieri, polizia, armi. Quindi il giudice, se deve essere fazioso con per qualcuno, lo deve essere per il popolo debole. E invece io vedo giudici che leccano il culo alla politica, giudici che ostacolano i propri colleghi solo perché non fanno parte di nessuna corrente. Questo è il Consiglio Superiore della Magistratura, un organo finalmente un organo di Stato come il TAR boccia il Consiglio Superiore della Magistratura clamorosamente nel merito. Io mi vergognerei, perché il TAR non è che ha bocciato il Consiglio Superiore della Magistratura per vendetta, lo ha bocciato dicendo che sono incompetenti, dicendo che non hanno messo in pratica le regole interne del Consiglio, che hanno bocciato il giudice Di Matteo solo perché lui non fa parte di correnti. Cioè, è stato un atto di ingiustizia. E che cosa fa il Consiglio Superiore della Magistratura? Risponde che si vendicherà, che andrà al Consiglio di Stato, perché è stato toccato l'autonomia. No, è stata toccata l'ignoranza di quegli uomini, perché lì dentro gli uomini del CSM, non tutti, la maggior parte, sono correnti politicizzate e hanno paura. Non so di che cosa hanno paura, ma di qualche cosa hanno paura. Il adesso libro questo momento qui... antimafia, lo sapete che mi succede a me? Mi succede che diranno che io sono un pazzo da legare, da mettere al manicomio, da sono il guru dell'antimafia, sono uno che vede la Madonna e c'ha le traveggole. Questo diranno. Ma io me ne fotto, tanto lo dico lo stesso. Non è un problema né tuo né nostro, ma di chi lo pensa, quindi ognuno risolva i suoi. Il libro a cui tu facevi riferimento è Cose di Cosa Nostra, è appunto l'intervista che Marcel Pasolini pubblicò, fatta a Giovanni Falcone, che si potrebbe definire, Giorgio, una sorta di testamento, perché in quel libro Giovanni Falcone spiega in maniera precisa e lineare l'evoluzione della mafia e l'evoluzione dei rapporti tra mafia e Stato, forse sarebbe più corretto dire con pezzi deviati dello Stato, servizi segreti, massoneria, eccetera. È stato mafia. Scusami, Giorgio? Pure possiamo dire è stato mafia, perché c'è stato mafia, sì. Uno Stato-Stato. Lo sì. Stato-Stato è rappresentato da personaggi incorruttibili come i giudici. Come alcuni giudici, alcuni politici, alcuni funzionari di polizia, carabinieri soprattutto, eccetera eccetera. Poi c'è lo Stato mafia formato da quella gentaglia che si dichiara amica di Falcone, ma in realtà erano tutti dei Giuda e amici dei mafiosi. L'altro punto che mettevi in evidenza è il pericolo che corre la figura del magistrato oggi, ed è stato espresso in maniera altrettanto chiara da Antonino Di Matteo proprio durante la conferenza che c'è stata il 22 maggio. È un momento di pericolo per i magistrati che tentano di portare avanti inchieste così difficili e particolari? Ma io, che sono credente, come è noto, penso che grazie a Dio, a Cristo, loro sono ancora vivi, perché altrimenti già dovevano essere uccisi. Galatolo ci ha detto che avevano comprato il tritolo, ha detto in aula al processo e negli interrogatori depositati, quindi pubblici, non segreti, ha detto che il tritolo era arrivato a Palermo e è ancora qua. Io sono qui a Palermo. Non lo so, potrei essere seduto col culo sopra 200 kg di tritolo nascosto per uccidere Di Matteo e la sua scorta, e quindi non è stato mai revocato l'ordine di strage, perché di questo si tratta. E c'è stato detto da Galatolo che lui ha letto il biglietto che arrivava da Trapani, da Matteo Messina Denaro, cioè veramente esattamente lui ha ascoltato la lettura di questa lettera da Girolamo Biondino, il capomandamento di San Lorenzo di Palermo. Ha detto, leggeva questa lettera di Matteo Messina Denaro e ci diceva: cari fratelli, dovete farmi questa cosa, dobbiamo fare questa cosa.
dobbiamo uccidere Di Matteo perché si è spinto oltre. Io avrei voluto chiedere ieri a quella gentaglia che si è presentata lì di fronte al Rai 1 a prendere in giro tutta la nazione, tranne il Presidente della Repubblica, che essendo la più alta carica dello Stato io ho sempre il rispetto, e comunque lui è stato veramente l'unico che ha parlato di mafia, il resto e non si è spinto oltre, forse vuole aspettare, ancora non se la sente, ma il resto dei pagliacci, ministri, i parenti di vittime della mafia, attori, cantanti, io scagiono della kermesse di ieri i bambini e il Presidente della Repubblica, il resto per me è stata una grande pagliacciata. Il Presidente del Senato, che ha l'accendino del suo amico Falcone in tasca, ha addirittura detto: per questo mi veniva da vomitare, la mafia non è più stragista. Quindi io vorrei dire al senatore Grasso: questo pentito sta sparando un sacco di cazzate, cioè lei non crede che vogliono uccidere Di Matteo, è tutta una farsa, perché non, dica, non lo dice chiaramente invece di essere ipocrita? Se uno dice la mafia non è più stragista, sta smentendo. Ah, quindi a che cosa serve che ogni giorno si spendono migliaia e migliaia di euro per proteggere Di Matteo, che è protetto del capo dello Stato, visto che la mafia non è più stragista? Fatelo circolare a piedi, poveretto, con la moglie e i figli, visto che non è vero. Ma ve la sentite di dire che non è vero e di togliere completamente la scorta Di Matteo? Oppure invece no, ipocritamente lo scortano peggio del meglio del capo dello Stato? E poi il Presidente del Senato dice la mafia non è più stragista. Quindi cosa ti devo dire, Antonella? Non lo so. Io ringrazio il Signore che ancora Di Matteo e altri come lui sono vivi, però l'ordine non è stato revocato. E Matteo Messina Denaro ieri si è visto il programma tutto contento, ha anche applaudito, perché nemmeno il suo nome è stato fatto. Avrà applaudito a quella kermesse che ha preso in giro l'Italia. Ha preso in giro l'Italia, certo, ma l'Italia e l'italiano purtroppo... Noi gli faremo vedere i sorci verdi. Il 18 e il 19 luglio noi risponderemo con una forza che loro nemmeno si possono sognare. È sempre questo il discorso però, Giorgio, alla fine chi risponde è la società civile, alla fine chi risponde è un gruppo. No, io non mi sento la società civile, io mi sento un soldato in guerra, non faccio più parte della società civile, sono in guerra, sono un militare che vuole cercare la verità e al servizio dello Stato vero, quello Stato che rappresentava dalla Chiesa, Falcone e Borsellino. No, la società civile per me è da rispettare, da amare, sono i bambini, i vecchi, gli anziani. Io non sono società civile, sono un soldato in guerra contro il male, perché per me quello che ho visto ieri è la rappresentazione dell'ipocrisia del male. Quindi non dite più che io faccio parte della società civile, non ci faccio parte, io sono un soldato militare in guerra, senza armi per sparare, e perché sono un pacifista, però sempre guerra è. Ma infatti, Giorgio, dopo 23 anni dalla strage i problemi sono sempre gli stessi, sono cambiati gli uomini, ma è rimasto lo stesso concetto di Stato, lo stesso modo di muoversi, di agire dello Stato, e anche la malavita organizzata si è fatta più furba. Ma credo che le forze dell'ordine, i soldati cui tu facevi riferimento, siano ancora più sbandati di noi, perché se i riferimenti sono traballanti, credo che sia difficile per loro individuare la persona giusta da seguire o le istituzioni da seguire in questa battaglia. Ah, io qui a Palermo i ragazzi delle scorte sono degli angeli veramente di Dio, veramente non lo so come possano andare avanti. I poliziotti e i carabinieri che lavorano con i magistrati come Di Matteo ed altri come lui sono della direzione distrettuale antimafia, cioè sono polizia giudiziaria, sono persone veramente eccezionali, non sono protagoniste, nessuno mai li saluta o li ringrazia, sono professionisti, arrivano alle 8 di mattina e lasciano la sera cercando la verità, arrestando, indagando, interrogando.
seguendo il giudice passo dopo passo. Questi sono i veri funzionari, sono poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, reparti speciali della polizia, sono gli agenti delle scorte che proteggono i magistrati. Questo è lo Stato. Io li conosco quasi tutti perché lavoro lì, li vedo. Ovviamente non parlo con loro per ragioni della loro sicurezza, cioè li conosco, li saluto, ci salutiamo, li rispettiamo tantissimo, perché noi vediamo lì il vero Stato. Ieri, come al solito, non è stato nominato nessuno di queste persone. Loro, questi personaggi politici che ho visto nel nome di Falcone bestemmiare nel salotto di Rai 1, giusto dove viene celebrato quel processo tanto che disturba, non hanno nominato nessuno. E va bene che non nominate il giudice Di Matteo, che è scomodo, e va bene che fate finta che non ci sono, perché ieri nell'aula c'erano Scarpinato, Teresi, bravissimi giudici, niente. Ma a me non li volete nominare queste persone che lavorano veramente contro la mafia? No, non le possono nominare, non le possono nominare, perché è un progetto. Questo è l'accordo con la mafia che gli uomini di Stato hanno fatto con la mafia. Io non ho mai sentito, per esempio, al premier Renzi pronunciare una sola parola alla mafia. Ieri ha scritto un Twitter del cazzo il premier Renzi, dicendo: non mi sono dimenticato di Falcone e Borsellino. Deficiente. Noi abbiamo un premier deficiente, che il minimo, definirlo deficiente è il minimo. Ma infatti ripeto la stessa considerazione. Spero, che no, io non vedo l'ora che questa trasmissione arriva nelle orecchie di questa gentaglia e mi querelino, così in aula io faccio svegliare il paese, perché poi in aula porto le carte della loro deficienza. Ma infatti Giorgio, dopo tanti anni, i problemi che erano 23 anni fa e anche di più sono rimasti gli attuali. Chi dovrebbe o avrebbe dovuto tentare di risolverli dovrebbe fare autocritica, ma anche all'interno delle forze di polizia si dovrebbe, secondo me, fare maggiori sforzi per individuare chi sono coloro che non fanno il proprio dovere e agire con maggiore incisività in questo senso. Guarda, io ti posso dire che i gradi bassi della polizia e dei carabinieri sono personaggi straordinari, i gradi alti c'è molto da ridire, questo ti posso dire. Una volta si diceva molto da vedere, molto da riformare. Ci sono molte cose da rivedere. Non capisco perché, per esempio, questo Matteo Messina Denaro, dopo 24 anni in uno sputo di paese che si chiama Castelvetrano, tu ti fai una passeggiata con tua moglie e in 5-10 minuti è finito il paese e non lo trovano. Quindi questi grandi accordi tra anche forze di polizia, i mafiosi non li capisco. Ma vedi, le forze di polizia non agiscono da sole, dietro ci sono personaggi potenti che danno loro ordini. E poi c'è una grande contraddizione: Matteo Messina Denaro viene cercato da una polizia straordinaria che fa caccia ai latitanti, la squadra mobile di Palermo, di Trapani, sono state condotte da commissari eccezionali. Ma che cosa è successo? Uno di loro, uno dei migliori, Giuseppe Linares, che io ho avuto l'onore di conoscere, che ha arrestato tutti i bracci destri di Matteo Messina Denaro e stava per prendere lui, il commissario Linares. Che cosa hanno fatto? L'hanno promosso e l'hanno mandato a Napoli. Questo è chiaro, no? È certo che è chiaro. È chiaro che lo Stato è mafia. Ci sono accordi che voi non vi potete nemmeno immaginare. E gli accordi sono sui soldi. Ci sono 250 miliardi di euro all'anno in palio. Sapete quanto sono? 500 mila miliardi delle vecchie lire. E non è una tantum. Ogni anno. Quindi tu fai il conto, in 5 anni 1.500.000 miliardi di euro da spartirsi tra mafia e corruzione. Allora chiunque va
al potere, a parte Cristo, ma anche l'ultimo degli apostoli, è tentato a corrompersi e avere un dialogo con queste forze criminali. Io ho detto che ormai non dobbiamo più parlare di mafia, dobbiamo parlare di sistema criminale integrato. I giudici se ne sono accorti a Reggio Calabria, e alcuni giudici se ne sono accorti a Palermo, che c'è questo sistema criminale integrato formato da mafia, 'ndrangheta, massoneria, camorra, grandi banche, narcos internazionali, sono coinvolte addirittura nazioni, governi. Questo è il sistema criminale integrato, e quei giudici che se ne sono accorti sono quelli minacciati di morte e abbandonati dallo Stato. La mia deduzione è che lo Stato italiano, nei suoi più alti vertici, ha capito questo, lo sa, e quindi non può fare a meno che portare avanti questa situazione nefasta, e se qualcuno è di ostacolo dei propri funzionari, lo Stato italiano fa come la vedova nera, li distrugge. Questo spiega perché nel tempo naturalmente l'attenzione è stata fatta volutamente scemare, l'attenzione rispetto a fatti gravi di mafia come quello appunto che ha visto la morte del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dell'intera scorta prima, e a seguire a brevissima distanza l'uccisione di Paolo Borsellino, che erano due simboli sostanzialmente, quindi erano simboli sostanziali naturalmente. Erano due giudici che avevano identificato le alleanze mafiose perdenti e avevano identificato le alleanze mafiose vincenti, e dicevano delle frasi chiave che oggi si possono capire benissimo. Quello che oggi hanno scoperto i giudici della trattativa e a Reggio Calabria i giudici che lottano contro l'Ndrangheta, Falcone e Borsellino lo avevano scoperto ante litteram 23 anni fa, quando Falcone dice a quel disgraziato di Claudio Martelli, dice: hanno ucciso Lima, e lo dice anche al suo amico Piero Grasso, hanno ucciso Salvo Lima era l'uomo più potente politico della Sicilia, democristiano, Andreottiano, e Falcone dice: hanno ucciso Salvo Lima. Non si uccide la gallina dalle uova d'oro se non ce n'è un'altra che ne fa di più. E quella gallina dalle uova d'oro, che è un'altra che ne fa di più, si chiamava Marcello Dell'Utri. Loro lo avevano individuato benissimo, che c'era Forza Italia in arrivo. Non sapevano che si chiamava Forza Italia, ma sapevano che c'era in arrivo questa forza politica che ci ha governato 20 anni. Quella forza politica che ha fatto il patto di sangue con Bernardo Provenzano, e quindi dovevano essere sacrificati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora voi capite che io non lo sopporto vedere insieme alla sorella di Giovanni Falcone i membri di Forza Italia, di quel partito che hanno ammazzato il fratello. Possibile che queste cazzo di vittime della mafia non capiscono che è un sacrilegio fare questo? Giorgio, mi segnala Massimo una notizia estrapolata da Rai News. Dice: per la prima volta dopo la strage di Capaci, la vedova dell'agente Schifani ha partecipato alla festa della polizia d'Imperia e ha perdonato gli assassini del marito ucciso nell'attentato del 23 maggio 92 con il giudice Falcone, la moglie e altri due agenti di scorta. Rosaria Costa ha indirizzato una lettera ai giovani: non ho spirito di vendetta verso i mafiosi, per il mio vito allo Stato ho chiesto giustizia e a Dio li affido perdonandoli. Invita i giovani ad essere inamovibili nella lotta alla corruzione e alla criminalità. Le parole di questa donna ce la ricordiamo tutti. Non ho niente. Prego, Giorgio. Non ho niente da dire alla vedova Costa. Mi sembra cristiano perdonare gli assassini. Io non ce l'ho con nessuno, io voglio solo giustizia. A me interessa, guardate, vedete che io sono un provocatore. Per me possono anche liberarli i mafiosi.
io non lo condivido, per me devono buttare la chiave nel fiume e farli marcire in carcere. Ma a me sul fatto del perdono e sul recupero della persona sfondate una porta aperta. Io sono un guerriero perché voglio la verità, non mi piacciono le ipocrisie. Che lo Stato dica, siamo stati noi, siamo stati bastardi, assassini, scusate, ci abbiamo sbagliato, a me mi basta questo. Poi Dio se la vedrà per il giudizio spirituale, i giudici stabiliscono le pene che devono dare, 1 anno, 3 anni, 5 anni, arresti domiciliari, io non dico mai niente. A me mi fa pena Cuffaro, anche Dell'Utri che è in carcere, lì che sta, a me, io voglio solo la verità, a me piacerebbe che Dell'Utri dicesse sì è vero ho fatto questo e poi lo lascerei persino libero, ma che dica chi sono stati i suoi complici, con chi ha fatto, con chi si è messo d'accordo con i capi mafi, perché hanno fatto la trattativa, perché hanno sacrificato Falcone e Borsellino. E poi a me il mio compito finisce lì, poi la magistratura, la giustizia umana a stabilire quali pene infliggere o assolverli per, o metterli in un ospedale psichiatrico, non lo so, queste non sono di mia competenza. Io lotto per la verità e vedo che la verità non ce la vogliono dire perché hanno paura di perdere i voti, il potere, perché io considero la politica una prostituta, una puttana che va a letto con le persone che gli danno i voti a costo di qualsiasi cosa, della vita, a costo di assassini, di omicidi, questo vedo, e quindi lotto contro questo. Ma infatti il recupero di un malavitoso può avvenire dopo che è stato condannato, se qualche politico corrotto oppure qualche sua estrapolazione volesse pentirsi e magari volesse dire ritorniamo a fare le persone per bene, quale percorso potrebbero fare? Prima ci devono dire tutta la verità e dove sono tutti i soldi in modo che possiamo darli ai poveretti, e poi dopo il percorso del recupero secondo il Vangelo è per tutti. Io modestamente posso dire che sono amico di alcuni collaboratori della giustizia che hanno ucciso 50-60 persone, quindi se si possono recuperare loro che hanno ammazzato, si possono recuperare anche i politici che tra virgolette non hanno ammazzato, ma per me hanno ammazzato anche loro, peggio dei mafiosi. Quindi l'importante è dire la verità. Noi abbiamo bisogno di verità in questo paese e non c'è verità, c'è la menzogna, la bugia, l'inganno, e Falcone e Borsellino ce li vogliono persino ridicolizzare. Noi non lo permetteremo e combatteremo finché non abbiamo tutta la verità. Ma Giorgio, secondo te che cos'è che impedisce alla gente di capire quanto la mafia ormai sia diventata talmente prepotente nella sua presenza nella nostra vita, nella vita quotidiana? Cioè ormai la diamo per scontata, la diamo per assunto, fa parte del corredo sociale. Cos'è che impedisce alle persone di comprendere quanto sia diventata insidiosa e infiltrata? La gente non lo sa, quindi non può pensare se non sai una cosa. La gente sa, milioni di persone, che Falcone e Borsellino adesso sono felici perché la mafia è stata sconfitta, o se c'è è solo corruzione ma non è stragista. Falcone vede la gente pensa che Falcone è contento perché vede migliaia di bambini che scrivono disegnini nel muro per ricordarlo. La gente pensa che la mafia sì è in tutta Italia, ma lo Stato ce l'ha sotto controllo perché il Presidente della Repubblica ieri ha promesso sconfiggeremo la mafia. Sono 150 anni che ascoltiamo un Presidente della Repubblica che ci dice la mafia la sconfiggeremo. Questo la gente sa, quindi io la gente non la posso condannare se ascolta su Rai 1 queste emerite minchiate croniche, oltre che barzellette e persino anche scabrose, perché noi oggi in diretta stiamo assistendo a una ripetizione della storia. Noi abbiamo oggi dei Falcone e Borsellino, degli eredi minacciati di morte come lo furono loro, con delle scorte da capogiro che non possono nemmeno andarsi a fare la spesa e che circolano a Palermo e tutti lo vediamo, eppure di fronte alla televisione a Palermo ci dicono che la mafia ormai
non fa più stragi, è contenuta. Quindi cosa può pensare? Cosa devo dire io alla gente? Niente, devo dire mi vergogno di essere italiano, oppure devo combattere come sto facendo per cercare anche attraverso questa trasmissione, conferenze, convegni. Io mi giro l'Italia, io non vado più a casa, è un anno che non so dove abito. Se voi mi dite di dove sei, sono siciliano, e dove abiti, non lo so, perché giro l'Italia parlando di quello che sto parlando con voi, cercando di spiegare che da un momento all'altro uccideranno un magistrato o alcuni magistrati, e poi che facciamo? Piangeremo tutti con le lacrime di coccodrillo, come abbiamo fatto quando sono stati uccisi Falcone e Borsellino. Si sta ripetendo la storia, sì, perché stiamo assistendo di nuovo all'isolamento. Io ho fede in Dio, e questa volta Dio ci ascolterà e interverrà, speriamo, speriamo. Vi devo lasciare adesso, ragazzi. Va bene, Giorgio, ti ringraziamo comunque per aver partecipato a questo speciale, ci tenevamo in maniera particolare. Mi sfoghi le mie parolacce, ma io sono arrabbiato, incazzato, nero. Gesù, sono un grande credente, ma sono molto arrabbiato, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Ma i termini più appropriati. Giorgio, anche noi siamo molto arrabbiati, per cui raccogliamo la tua rabbia, la condividiamo e la portiamo avanti, perché non è possibile. Adesso ci saranno ancora una volta le solite votazioni, si è scatenato di nuovo il borsino del voto, quest'anno però un po' al ribasso, perché durante le ultime comunali un voto valeva 50 euro, adesso due voti valgono 50 euro. Quindi l'invito che mi sento di fare a chi ci ascolta, che seppur inconsapevole deve rendersi conto che sta vendendo la propria vita, quella dei suoi figli, quella dei suoi nipoti, fino alla decima generazione futura, per 25 euro al voto. Stiamo vendendo il sedere per 25 euro al voto. Se questa è inconsapevolezza, ok, siamo una massa di inconsapevoli. Grazie, sì. Giorgio, grazie Antonello, dottore mio, un abbraccio Massimo, Rosario e tutti. Grazie. Un bacio e buon lavoro. Grazie. Io mi hanno detto che alcuni magistrati e le scorte ascoltano la nostra trasmissione, quindi siamo onorati di questo. A presto. Grazie. Ciao, ciao. Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio, bella notizia questa. Massimo, abbiamo qualche aggiornamento, qualche news? Allora, ce ne sarebbe uno che vedo di raggiungerlo, ve lo do al volo. Dunque, riguardo il Papa, no compromessi contro la corruzione, sono rafforzati dallo spirito, diventiamo capaci di lottare senza compromessi contro il peccato e contro la corruzione che si allarga nel mondo. Papa Francesco nella messa di Pentecoste afferma che nella Chiesa non c'è posto per i vantaggi personali e per il rigido legalismo. Prosegue dicendo: il mondo ha bisogno del coraggio, della speranza, della fede e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Ha bisogno dei cristiani perché operino per la pace, sottolinea il Papa. Questa dunque è l'ultima news posso dare qui dalla redazione di Venezia. In video questa mattina, vedi Antonella? Come dici Massimo? No, questa volta abbiamo anche il video, dopo tanto tempo. Questa volta, guarda, sta andando, non voglio neanche dirlo, non abbiamo problemi di sorta. Sarà stata la presenza di Giorgio che ha messo in circolo un po' di energie positive, ma anche di una certa frequenza, per cui non avevo dubbi sul fatto che le cose potessero andare così. Bene, allora ringraziamo te, Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, sempre per la tua gentile partecipazione. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie mille Rosario per darci ogni volta la possibilità di andare in onda. E grazie a voi. E che dire, ringraziamo gli ascoltatori. E facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a tutti coloro che quotidianamente nel silenzio e nell'ombra ci tutelano e tutelano quei magistrati, quei piccoli, pochi pezzi dello Stato che ancora funzionano e che ancora credono nello Stato. Noi ci crediamo, quindi andremo avanti. Grazie. Andremo avanti al di là di tutto e di tutti. Grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica.
Buona domenica a tutti quanti. Ciao Savio.